erano i tedeschi che volevano che andassimo a lavorare sulla linea gotica, ma abbiamo formato un gruppo di ragazzi, di 50 ragazzi, avevamo fatto 7 rifugi giù, dove andavamo da un rifugio all'altro, eravamo come le talpe. Dopo da Pecchio ci hanno mandato delle armi e ci hanno anche armato, eravamo oltre 50 ragazzi, tutti qui del posto, e non ci siamo mossi. Siamo stati sempre lì fino al passaggio del fronte. E è andata bene, solo che noi avevamo ordine di non sparare assolutamente, perché se tu ammazzavi un tedesco quella volta, loro ammazzavano 10 dei nostri. Quando è caduto quell'aereo bombardiere, un americano si era slocato un piede, era più grande di me, e vedo questo con un bastone che strascinava la gamba, era la sera, le 4 così, e lo avvicino. Avevamo l'ordine, come trovavamo queste persone, di strappargli subito il piastrino che avevano al collo. E allora gli salto addosso mentre che attraversava il fosso. E mi ha detto: tu fascista? No, nix fascista. Partigiano, partigiano. Oh, buono, buono. E allora gli ho detto: tu fai stare fermo qui, adesso io prendere dottore. E l'ho avuto in casa mia e del mio vicino per una quindicina di giorni. E le ragazze, era un bel ragazzo, la sera nel buio era una porcizione. Dopo l'americano lo sono venuti a prendere e l'hanno tenuto sempre lì nella galleria di Saravalle, vicino alla chiesa. Non mi volevo lasciare quella notte. Qui il capo che conosceva tutti i rifugi ero io. È tempo del rastrellamento, ne ho salvato 52. Allora io non trovavano il buco dei rifugi su questo lungo fusone, e perché li mantenevano i sportelli innaffiati, era l'erba fresca come, e si chiudeva da di fuori. Allora io li ho accompagnati più di una trentina e li ho chiusi da fuori. Ma da Mulazzano mi hanno visto e sono venuti giù i fascisti e i tedeschi. Tant'è vero che loro da là mi sparavano. Quando io li ho chiusi sono tornati indietro nel rifugio che avevo in casa. Io avevo il rifugio sotto le gambe dei boi. Entravo dalla mangiatoia e sotto c'ero io, e sono venuti e hanno visto che io sono entrato nella stalla dalla porta di dietro, dalla parte di Mulazzano, hanno visto. Sono entrati dalla porta di dietro, la mia povera mamma e la mia sorella più grande stavano lì alla porta, io vedevo che c'era una crepa di un dito sotto col mitragliatore in mano. Gli avrei sparato nelle gambe, perché ci guardavano nella faccia loro, dove guardavano. Loro sapevano che io sono entrato nella stalla e che ero lì dentro. Ma ci sono stati più di un'ora, tornati, e poi andavo via e poi ritornavo. Non erano convinti, insomma, hanno visto che io sono entrato lì. E abbiamo avuto la fortuna che hanno insistito un po' e poi dopo hanno visto che non trovavano niente, ma c'era più di 30 ragazzi nel rifugio. Dopo è stato un periodo brutto, che per il fiume era tutti quei niretti con un ciuffo di capelli qui, era tutto red pulito, ma non grandi molti. E dava dietro le donne,
di cui hanno fatto morire 3-4 vecchie, viene che io ho l'uva da raccogliere e i fili delle viti andavano a finire giù nel fiume, scappa via tutte le mie sorelle, la mia mamma e tutte le vicine che raccoglievano le uve, erano una decina di donne che raccoglievano l'uva. Loro erano accampati lungo il fiume e urlavano. Io ero nella stalla e arrivo con una bomba in mano, una bomba a mano, uno di questi niretti, vado su con la forca puntata nella pancia a lui, perfino lassù, e poi prendo il fucile. Ce n'era altri 4-5 fuori, in mezzo all'aia, che aspettavano che lui mi avesse tirato la bomba a mano. Ma non ha potuto, perché se la tirava moriva anche lui, e da quella sera non si sono visti più. Oh, a vederla così sembra, a vederla per televisione sembra uno sport, invece ragazzi, c'è la Madonna.